capire come nasce una favela e soprattutto come resiste senza che comuni o forze dell'ordine intervengano, basta farsi un giro alla periferia est di Roma. Qui, siamo a ridosso del raccordo anulare, una palazzina di 3 piani accanto a un centro disabili è diventata nel giro di pochi mesi un accampamento abusivo occupato da decine e decine di famiglie. Sono arrivati prima una famiglia, poi via via saranno adesso circa 100 persone. Moltissimi bambini molto piccoli, anche di diverse etnie. L'ex deposito dei vigili del fuoco non ha né acqua corrente né elettricità. Il riscaldamento è fornito da stufe di fortuna. La situazione peggiora ogni giorno e il disagio dei residenti cresce. Gli ultimi 20 giorni hanno tirato fuori dei comignoli, bucando le mura perimetrali, e da lì, accendendo dei fuochi, esce fuori del fumo, chiaramente dalla legna che non è legna da caminetto. Più volte al giorno sono costretto a uscire io o colleghi e a far rientrare i ragazzi che magari stanno tranquillamente in giardino perché arrivano questi fumi. Ma al rischio sanitario da inalazioni si aggiunge quello per la sicurezza. Ho visto in funzione la canna fumaria proprio quella dello stabile, quindi mi sono un po' impaurito perché pensavo che avessero messo in moto le caldaie. Dopo l'incendio di un grande accampamento nel quartiere Collatino sono arrivate molte altre famiglie rom che hanno occupato la parte più vicina alla strada e di fatto controllano gli ingressi. No, senza, no, niente, non possiamo parlare di scherzo. Perché parlando con i carabinieri non deve entrare nessuno qua dentro. Questa è una privata. Non è. Sì, ma non è vostra. Sì, non è nostra, ma il proprietario ce lo sta. E che ha detto il proprietario? E che dobbiamo stare qui. E i carabinieri pure. Sì.